spiritualmente bambina. Ho letto che Sant'Epifanio, uno studioso di eresie del IV secolo, faceva derivare la setta degli Adamiani dagli Gnostici e dai Basilidiani, mentre Clemente di Alessandria li poneva come derivazioni dei Carpocraziani. Perseguitati, posti al bando e indicati di volta in volta come eretici o nudisti, gli Adamiani ricomparvero nelle Fiandre nei secoli XIII e XIV come Beghini o come fratelli e sorelle del libero arbitrio o anche come Turlupini. In Austria e in Boemia quelli che si proponevano ad imitare la nudità originale di Adamo vennero chiamati Luciferiani. Scomparsi dopo la guerra ussita, il nome deriva da Giovanni Hus, che subì il supplizio nel 1415, dopo che la Boemia fu scossa da una ventata rivoluzionaria, ricomparvero durante l'impero di Giovanni II e più tardi, nel 1848, si affacciarono di nuovo nell'impero austriaco. Ancora si discute se il loro nudismo fosse integrale oppure corretto da un perizoma, ma alcuni eresiologi sono dell'opinione che, proprio in abito adamitico, ossia nudi del tutto, gli adamiani fossero soltanto durante i riti misteriosi della loro setta. Commento. Che ha a che fare tutto questo chiasso, molto spesso doloroso, con la divinità? Per i maestri immateriali che attraverso grandi medium ci parlano da una futura dimensione di coscienza che sarà anche la nostra, questo chiasso non ha nulla a che fare con l'assoluto. Ha avuto a che fare nei secoli scorsi, quando l'umanità di allora era spiritualmente bambina rispetto ad oggi. Ma adesso non ha nulla a che fare.